Buongiorno zio. Buongiorno zio. Io voglio vedere fratello, quando la frista fa si mosso. È una donna che mi dà rispetto, zio. Io conosco il mio dovere. No, zio. Tu non conosci per lui. Se non mi ci fa tutto si mosso e che si tarantella, facisce l'uomo e muore da fosse più contento. Ma la bavonessa è felicissima. La venne per la rispetto come nel desiderio di mia madre. Ma tua madre, che regno che forza avendo, dove sta? Zio, la mamma è un papà di sì. Già, se si è stamata. Ma vuole se stamata pure io. Non ti capisco, zio. Siediti qua, sì. Sì, sì. Tu capisci che tu sono continuo e così ci rovina tutto qua. E soprattutto me. Questi è gente borghese, ma sono volgari. Sì, zio, non è gente molto fine, ma è bava, però. Bava. Chi se ne va? Bava. State corte. Sì, sì. Dunque, Riccardino, tu sostieni che la donna si deve tenere in uno schigno mobile e profumato e domanda col benzino, zio. Come zio? Che poi mettiamo un mazzettino di giù, una lampada votiva, non ce l'ho oggi. Ma che zio, zio? Tu mi ascolta a me. Muga, perché le donne sono fatte di carne e ossa, come me e come te. E come noi hanno necessità morale e fisica per soddisfare, zio. Noi la donna la possiamo tenere nel nostro cuore, idealmente custodirla con affetto, però con quali momenti che sa guagliare. Non ti capisco, zio. Ti voglio dire che non bisogna prendere alla lettera tutto quello che ci dicono e leggiamo, zio. Sono modi di dire. Modi di dire. E certo, modi di dire. Allora, poi ti faccio un esercizio. Sì, sì. Allora, io un appuntamento. Con chi, zio? Ma che chi che ne giù? Ma ti sto dicendo, ti sto illustrando un modo di dire. Ma ascolta, sì, sì. Io ho un appuntamento e devo trovare una persona importantissima che deve proporre un ottimo affare. Ah, che bello, zio, finalmente ti sistemi e mamma, zio. E va, oh. Ma chi si sistema? Ma magari si sistema. Ascoltami attentamente, è un modo di dire. Ora, questa persona non arriva e io sono in ansia. E come dico a me stesso, come si dice quando mi innanzi, sono sui carboni ardenti, sono sulle spine, ma secondo te si può stare sulle spine? Sì, zio, non è detto nei libri che i fachiri indiani dormono sulle punte dei chiodi. I fachiri indiani? Sì, sì. Ma come c'entrano i fachiri indiani? Ma lasci stare pure solo esaltati. Appunto, ma si può stare sulle spine, con la forza di volontà si può, è un modo di dire sbagliato, zio. Va bene, allora lasciamo stare i fachiri. Sì, sì. Supponiamo che tu voglia fumare. Ma zio, io non fumo, no, no. Ma usarci per la fumo, perciò ho detto supponiamo che tu voglia fumare. E non ti hai sigarette, non hai le sigarette. Che fai? Chiamo cameriere, Giovanni, Giuseppe, Francesco. Vanno a comprare le sigarette. Su potresti fare Giovanni. E Giuseppe? Chi è Giuseppe? Zio, tu hai detto Giovanni, Francesco e Giuseppe. Giovanni risponde subito. E Giuseppe che cosa risponde, zio? Ma che risponde, Giuseppe? Ma chi è Giuseppe? Ma hai detto tre nomi tanto che dici un cameriere e uno solo se vuoi chiamare Giovanni, Francesco, Giuseppe. Ma vabbè, del resto, tu come vuoi chiamare un cameriere? Ma non c'era il cameriere. Ma usarci, caro Dio, perciò ti dico, su tu dici, come vuoi chiamare un cameriere? Mamma Lucco, zio. Mamma Lucco. Mamma Lucco, zio. Mamma Lucco è per sempre fedele di Napoleone Primo e va con lui ovunque gli fosse esempio magnifico di dedizione e fedeltà, zio. Mamma Lucco. Vabbè, chiamiamo mamma Lucca. Sì, sì. Allora tu chiama mamma Lucca e dice, mamma Lucca, vieni, vai a comprare le sigarette, ma fai subito, subito rispondo mamma Lucca. Metto le gambe in spalla e tra un minuto torno. Ma secondo te si possono mettere le gambe in spalla? E no, che non si può. Oh, Bernadette, di qui c'è un modo di dire. E perché l'hai detto? Tu. Ma per illustrarti un modo di dire, per dirti che uno... Per, come se per correre velocemente si mettesse le gambe sulle spalle. Ah, senta, zio, ma non è vero. Zio, zio, mamma Lucca non portava le gambe spalle. È vero. Mamma Lucca non portava le gambe spalle. Non portava le gambe spalle. Mamma Lucca portava. Ecco, può essere recuperabile. Vabbè, allora ascolta. Sì, sì. Quando uno in strada è sorpreso dalla pioggia e non ha con sé l'ombrello, si sbaglia di te. Si capisce, zio. C'è un modo di dire che lascia immaginare una persona che sorpresa da un temporale torna a casa tutto bagnato. E come si dice? E poi gli ha dato su sorto da pulpo. O meglio, ho preso l'aspetto di un polipo. Ha visto tu quale caccia quello il polipo dell'acqua, dall'acqua, quello gronda tutto, tutto. Morire, morire. Insomma, ragazzi, se io torno a casa e ti dico e poi gli ha dato su sorto da pulpo, tu che capisci? Che se sono a pesca con il temporale, zio? A pesca con il temporale. Ma no, no, per dirti che sei tutto bagnato. Ma che polipo, zio? Un polipo, ma che c'è dentro un polipo? Ma no, questo è un disastro, ma non l'ho raggiunto. Non ho capito, zio. Magari capito, può capire. Va bene, allora,
Ascolta, l'ultima cosa, questo è molto facile, semplice, è semplice. Allora, quando si dice facciamo quattro passi, si dice quattro passi per intendere una breve passeggiata. E allora si dice facciamo una breve passeggiata, zio. E così si dice, sì, una breve passeggiata. Va bene, io ci rinuncio. Io capite che tu vivo un ciuccione, sì, ma tu proprio in giocuccio per niente, tu stai proprio stunato. E chi è? Madonna, mi metto a pensare che non potevo sistemare 100 milioni, 100 milioni, ma chi mi dà a me? 100 milioni, vuole questo un sgorbi brutto, ma 100 milioni sono 100 milioni. E che te ne frega a te? Tu stai sistemato, bello, lindo e pinto. E chi mi prezzi? Cosa? Sai che tu la sera quando bello vai a letto, bello con la panza piena, dopo che ha mangiato, ti vedi ci preghiere e te leggi per chissà quanta volta quella bella lettera di tua madre, io tu mi dormi e appunto i pecore, e ho ogni che conta e conta, un sogno non mi mai che tenga fame, non mi avevo un sogno, pa fame, ma io ma non c'hai un po' di compassione per tuo zio, ma non ti dispiace per niente, ma tu niente. Zio, vi conti cosa aveva scritto mio nonno sulla parete del canzone a casa sua? Che te ne aveva scritto nonno? Per le idee e per gli interessi, questo mondo è una navigazione di lungo corso. Tutto vi si trova. Oceano, vascello, pilota, missi, funghi il potto. Un potto? Tu l'hai trovato, porta tu, ma pure se tu umilia. Ma zio, io ti giuro che non hai aiutato con tutta la forza di mio affetto, ma io... Ma non sono stato a metti male, non da come zero. So solo che devo ascoltare mia madre, anche a costo di qualche sacrificio, zio. Come hai detto? Perché, mi casco, ma perché qualche volta fai qualche sacrificio, zio? Sì. Ma zio, ma vuoi che sta anche sprazzi? Zio, io qualche volta vorrei agire diversamente, sento qualche cosa che vorrebbe... Lì mi passi, zio, usci! Ma mamma ha detto quello che ha detto, bisogna obbedirle. Le donne sono fatte per rispettarle e me ne vale, zio. Va bene, così è che va. Io ci rinuncio, Riccardo, ci rinuncio, zio, ci rinuncio. Non ce la faccio più. Non lo so, io te vuole aiutare pure me. Ma io non ce la faccio più. Io non so che cosa devo fare più. Basta. Basta!